Ciao a tutti! Allora, oggi sono qui con il video dei prodotti finiti del mese di gennaio. Vi devo di però prima dire una cosa. Io sto trovando una difficoltà incredibile a trovare una tenda che mi piaccia più di quella che ho. Insomma, non è che questa sia una tenda particolarissima, però, insomma, visto che lei mi fa da sfondo e che non è che la cambio tutte le settimane, mi sto girando come una pazza per trovare questa tendina nuova. E ho dato una bella botta alla busta nel frattempo, sempre sotto il mio fantastico lavandino. E niente, ragazzi e ragazze, la ricerca continua, continua e non so che dirvi. Io qua c'ho sempre questo. Sta facendo tantissimo freddo in questi giorni e la mia dermatite, leggerissima dermatite, sapete che c'è? Che questi anni che passano sono una gran rottura, ma a noi non ci frega niente, noi siamo toste, arrabbiate e incasinate. Vi è piaciuto il vloghetto? Il vloghetto che abbiamo fatto con Fede? Quanto ci divertiamo, ragazze, sono proprio contenta che l'abbiate gradito e speriamo, insomma, di avervi trasmesso tutto quello che noi abbiamo provato quel giorno. Però era un altro video, adesso partiamo con il video dei prodotti finiti. È che è un po' come chiacchierare con delle amiche, no? Quindi cominciare ad essere così impostata proprio non mi riesce, non ce la faccio, non ce la faccio proprio. Ok, partiamo con il video vero e proprio. Prodotti finiti di questo mese di gennaio. La mia bustina solita, la bustina di Bottega Verde. Come al solito tirerò fuori dal cilindro come vengono le cose. Allora, il primo prodotto che vi faccio vedere è questo spray. In realtà questo è un deodorante, si chiama Nuvance, credo si dica così en français, ed è a marchio Todis, ed è già l'ho detto in qualche video dei prodotti finiti, io come deodorante per le scarpe, io, mio marito e i miei figli usiamo i deodoranti per le ascelle, vabbè, quelli però super economici, insomma, quelli economici, insomma, di primo prezzo. E in genere ne uso di un altro tipo, sempre al Todis lo prendo, però c'era questo in offerta a 99 centesimi, ho detto vabbè, proviamolo. Una ciofeca pazzesca, non vi posso dire la puzza di questo affare, ma puzza proprio tossica che vi accanna in gola e vi strangola. Quindi, vabbè, non mi è piaciuto, niente di che, insomma, finito per fortuna. Non si poteva spruzzare neanche nell'aria, era una cosa perfino Luna tossiva, poverina. Ok, poi ho finito l'ennesimo pacchettino di salviettine umidificate. Lo sapete, l'ho già detto, le uso, queste sono sempre, le prendo sempre al Todis. Aiuto, oddio, mi vuole tutto dalle mani. Mi piacciono perché sono senza alcol, parabeni, PEG e SLES. Costano 1,29 euro, mi sembra 1,39 euro, e io le uso soprattutto per levare gli swatch, insomma, per pulirmi le mani quando provo, faccio anche le prove dei trucchi, eccetera. E poi le uso soprattutto per la mia piccola lunetta, perché le pulisco le zampine, la pancetta, la patatina, insomma tutte le sue cosine quando torniamo dalla passeggiatina. Quindi ennesimo pacchettino, in questo pacchettino ce ne sono 72 di salviettine, però considerate, vedete, più o meno ne finisco una al mese, quindi ci si può stare. Poi, ecco, mi sta capitando subito acecio, questo aggeggio maledetto. Ho finito questa confezione di dischetti struccanti, sui quali mi soffermerò 3 minuti, no, 3 minuti forse un po' troppo, 1 minuto e mezzo, che vi ho già fatto vedere in uno dei miei video precedenti e nei quali ne parlavo abbastanza in toni, insomma, negativi. Queste qui le ho prese da Acquasapone e si chiamano Cotton Sound Bamboo Elisir di Bellezza. 70 dischetti, funzione peeling più lato super morbido, che mo ce lo devono dire, sto lato super morbido, quale sarebbe dei due? Perché adesso vi faccio vedere. Ne ho conservata una. Dunque, le ho pagate in offerta poco, costavano neanche 1 euro. Sono appunto 70 pezzi e qui dice che è cotone idrofilo. Allora, praticamente, vabbè, ve lo faccio vedere, faccio prima. Allora, questo è il dischetto, io spero si veda qualcosina. Questo è il dischetto in questione. Allora, questa parte che vi faccio vedere è una parte zigrinata, mentre questa è liscia. Allora, secondo loro, adesso vi dico, il lato in bambù, che dovrebbe essere appunto questo liscio, vedete? Lato in bambù, sto
non so se riuscite a vedere, forse no. Comunque fidatevi, il lato in bambù è questo liscio. Dice che è ideale per rimuovere il trucco, delicata azione peeling, e sfoglia ed elimina le impurità. Il silicio di cui è ricca la fibra di bambù aiuta a rinforzare il tessuto profondo della pelle. Allora, poi vi dico, l'altro lato invece, quello zigrinato, scusatemi, è il lato in cotone e dice massima resistenza e morbidezza, ideale per applicare il tonico. Aiuta a farlo arrivare in profondità e a ripulire la pelle in modo più efficace e non lascia velucchi. Allora, non mi ricordo in quale video ve l'ho fatto vedere, un video di uno struccaggio serale sicuramente, credo uno degli ultimi. Se qualcuno di voi ne ha voglia, se lo vado a rivedere un attimo questo video, perché in diretta, mentre mi struccavo, mi ha riempito la faccia di peli. Ve l'ho fatto anche vedere tra le dita il pelo. Allora, a parte che è spesso, non so, penso 2 cm, spessissimo, boh, 2 cm è tanto, però 1,5 sicuro. Dunque, non spelucca, io adesso ve lo faccio vedere in contrasto con il nero della maglia. Adesso vi faccio vedere come non spelucca. Allora, se voi, ecco, vedete come non spelucca? Guardate, lo sto solo tirando e non sto facendo altro che tirare. Guardate come spelucca, li vedete? La vedete la pioggia di peli che cade? Ecco, questo sarebbe il non spelucamento. Allora, io ho potuto utilizzare solamente la parte questa zigrinata di questi dischetti, perché in genere io uso solo questi piccoli, però faccio lato A e lato B. Invece ho potuto usare solamente questo perché alla prima passata da questa parte, che secondo loro è il bambù, sarà pure bambù, non sto mettendo in discussione questo. Mi sono riempita la faccia e gli occhi di peli, una cosa indescrivibile, mi sono dovuta sciacquare la faccia, insomma un disastro. E poi guardate, comunque non sono bordati, diciamo, non sono cuciti ai lati e tendono comunque, vedete, con un attimo proprio, non sto forzando minimamente. Ecco qui, guardate i peli che volano. Non dico altro, ecco, l'ho sacrificato questo dischetto e non me ne dispiace di questa cosa e guardate un po' qui, insomma, una schifezza immonda. Mio parere, mi prendo la responsabilità di quello che dico, però vi assicuro, cioè, se dovete prendere i dischetti, non prendete questi. Ok, finita la storia del dischetto. Ho finito, hanno finito mio marito e mio figlio, un'altra confezione di questo Dove. Loro lo usano per le ascelle, un deodorante spray. Voi sapete che io uso il roll-on. Capelli pazzeschi pure oggi, non se ne può più. Questo è il Natural Touch con minerali del Mar Morto. La profumazione, è abbastanza, maschile, se vogliamo, è unisex poi alla fine, però è abbastanza maschile, ha una nota, diciamo, che ricorda un po' di più le profumazioni maschili. Però è un ottimo deodorante, specie per mio figlio che comincia a stare un po' nell'età, critica dello sviluppo, per cui la sudorazione è forte, e invece con questo stiamo risolvendo. Poi ho finito un'altra confezione di detergente intimo, lenitivo. Questa volta ho finito questo dei Provenzali che avevo acquistato in doppia quantità un po' di tempo fa da acqua e sapone. Allora, che dire di questo? In realtà l'avevo messo, credo, anche in un prodotto dei Promossi e Bocciati, se non sbaglio, o comunque sempre in una serie di prodotti finiti e l'avevo recensito super positivamente. Allora, la mia idea è un pochino cambiata, della serie, insomma, si può sempre cambiare idea, ma ha una motivazione valida, ovviamente. Che vi devo dire? Allora, ho usato prima il primo detergente intimo, un pochino più naturale, che ho usato è stato questo. E come primo impatto, passando, io usavo in genere il Neutromed, niente di che, insomma, lo trovavo in offerta e prendevo quello. Però dopo un po' di tempo mi cominciava a dare fastidio. E quindi ero passata a questo dei Provenzali, il mio primo detergente eco bio, comunque insomma un pochino più buono a livello di inci. E mi sono trovata benissimo. Poi ho scoperto il detergente intimo della linea Vivi Verde Coop e anche quello della linea bio della Mil Mil, e quindi ho alternato quei due e ho usato quegli altri due tipi di detergente. Quando avevo da consumare questo flacone, l'ho rimesso in mezzo e non so se perché avevo già usato quelli che forse sono migliori, non lo so. Fatto sta che mi ha creato qualche problemino di prurito e di irritazione, cosa che non avevo ormai da un bel po' di tempo. Quindi che dirvi? Non lo so, io mi sono trovata bene all'inizio, non so se è dovuto a questo prodotto, a cosa sia dovuta questo fastidio che ho avuto, però questa cosa mi fa desistere, insomma, dall'idea di poterlo riacquistare.
anche perché non è economicissimo e ho trovato quello Viviverde e anche l'altro della linea Biomimile che mi accontentano di più. Per cui non lo boccio, però diciamo che non è un prodotto, non è un video dei prodotti bocciati questo, però vi dico, non lo riacquisterò. Ok. Ho finito l'ennesimo flaconcione di shampoo neutro, shampoo balsamo al latte per uso frequente, marchio Todis. Questo lo chiama dolce neutro, questa linea qui si chiama dolce neutro, un bibidone da 500 ml. Questo è uno shampoo per tutti i giorni, veloce e pratico, che usano mio marito e mio figlio soprattutto. Per loro non uso shampoo specifici, perché hanno i capelli talmente corti, poi fanno docce e shampoo insieme, per cui mi prendo il mio bidoncione da mezzo litro e se lo dividono. A Riccardo rimbocco la confezione che si porta in piscina tutti i giorni e mio marito va avanti con questo. Niente di che, insomma, l'ho pagato questo in offerta, credo addirittura 79 centesimi al Tavis. Ok. Ho finito questo latte detergente restitutivo all'acido ialuronico. Allora, vabbè, questo avrei anche potuto non farvelo vedere, però altrimenti sembra che non consumo i prodotti, che non mi strucco, ma con che cosa? Questo è un latte detergente che non vi sto neanche a pubblicizzare più di tanto, perché è di una farmacia, sapete quelle farmacie che fanno i prodotti, diciamo che li preparano loro, fanno le preparazioni, e questa è una farmacia che si trova a Roma. E che mi ha regalato mia suocera, perché è stato regalato a lei, solo che lei non si trucca, non usa per la cura del viso, usa semplicemente l'acqua, insomma, non è una che bada molto a queste cose. Aveva questo flacone in scadenza breve e me l'ha dato tranquillamente, insomma, per struccarmici. E devo dire la verità che è stato un ottimo latte detergente. Peccato che non tornerò mai più a Roma, quindi non so dirvi prezzo, non so dirvi nulla. La confezione era da 200 ml e niente, ecco, appunto, formulato per ridurre i rischi di allergie. Comunque mi sono trovata veramente veramente bene. Credo che l'inci sia anche un inci abbastanza buono. Ve lo faccio vedere giusto a titolo informativo, l'inci. Scusatemi, sono un po' raffreddata. E va bene, esce, via. Poi ho finito questo bagnoschiuma della linea Artexo, eccolo qui, Désir d'Orient, mirra e incenso, bagnoschiuma in una confezione da 150 ml. Anche questo mi è stato regalato da una mia amica e presumo si trovi, non so se in farmacia, non lo so, perché questa marca qui, Artexo, non so se qualcuno di voi la conosce, fa anche dei prodotti per capelli, da parrucchiera, insomma. E non so, sinceramente non so, io proverei a vedere in farmacia, non mi sono mai adoperata più di tanto perché mi è stato regalato. La cosa buona di questo bagnoschiuma, a parte che mi lasciava una pelle morbidissima, e poi l'odore, proprio un odore di incenso, sembra di accendere i ceri in chiesa, però un incenso buono, insomma, un odore buono. L'ho molto 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 gradito, veramente buono, ma non so neanche dove poterlo andare a reperire di nuovo. Sapete quei prodotti che cominciano e finiscono così, però comunque l'ho finito, perché il mese scorso non avevo finito nessun bagnoschiuma e avrete pensato che sono una grande zozzona io e la mia famiglia. In realtà no, ne ho diversi aperti. Io in genere ne comincio uno e lo finisco. Invece da un po' di tempo a questa parte mi piace provare, si cambia con l'età. Va bene, andiamo avanti. Ho finito questo gel detergente della Kiko. Questo è aiuto, il Cleansing Pure Gel, che mi avete visto usare in tanti video, usare, insomma, anche recensire. Mamma, ancora si sente l'odore. Sentite un po', sentite un po'. È buonissimo. Allora, sicuramente non ha un inci buono. Onestamente non l'ho neanche guardato più di tanto questo inci. Quando mi sono presa la Kiko Sonic tempo addietro, ho cercato un prodotto in abbinamento della stessa linea. In genere di Kiko non prendo mai detergenti, cose specifiche, creme, però dico vabbè, questo è un gel detergente, lo sciacquo, lo mando via. Guarda, sì, ehi, solo tu che sei lì, guarda. Oh, sono arrivata, ragazzi, sono stanchissima. Io sono sempre stanca, non lo so. Vabbè, passiamo avanti. Vi faccio vedere l'inci in maniera tale che io,
Mannaggia, perché li scrivono larghissimi, vedete un po' così, fate un fermo immagine. Va bene, allora questo è l'INCI, non sarà sicuramente il massimo del massimo, però vi devo dire che ho adorato questo prodotto, vedete proprio non ce n'è proprio più, l'ho aperto, sciacquato, sistemato, non c'è più niente, l'ho veramente veramente adorato, mi è piaciuto tantissimo, fa una schiuma abbastanza ricca, lascia il viso deterso bene, ma non secco assolutamente. Non mi ha dato problemi di secchezza, l'ho veramente veramente gradito e non so, sicuramente è un prodotto che potrei anche riacquistare. Se vi capita prendetelo, è veramente veramente buono. Ah, io ho una pelle abbastanza delicata e invece non mi ha creato alcun tipo di problema. Voilà, finito anche questo. Poi ho finito il burro cacao, un burro cacao della linea BB Verde Coop. Vi ho fatto i marroni quadrati a righe, turchini, con questo prodotto, l'ho anche recensito, gli ho fatto un video review, è finito, eccolo qua. Guardate, in realtà ne è rimasto, ecco, giusto per un paio di volte, però non mi volevo tenere il cavolillo qua appresso, nella busta dei morti, dei prodotti morti, cioè dei morti. Dei prodotti finiti, vabbè, oh, signore mio, vabbè. Niente, ottimo, lo sapete, ho fatto la review, non ci sto neanche a spendere più di tanto le parole. Andatevi a vedere se volete la review. Ottimo prodotto, ottimissimo prodotto. Oh, questa volta ho messo nella bustina dei prodotti finiti anche i dentifrici, perché ci laviamo comunque i denti. Non è sicuramente una cosa di grande interesse il dentifricio, però è comunque un prodotto finito. Mi ci lavo i denti, ci laviamo i denti in famiglia e quindi l'ho voluto mettere. Non ci avevo mai pensato a metterlo. Questo in questione è nel pasta del capitano. Io in genere li prendo in offerte i dentifrici, quindi vabbè, niente. Niente da dire, gradevole, gradevole, in un delizioso colore fashion rosa. Non so se si vede il colore rosa, spara un pochino, ma vi assicuro che ecco, forse così lo vedete. Un colore rosa, niente male per noi che siamo fashion. Allo stesso modo ho finito un altro dentifricio. Allora, mentre l'altro è di appannaggio, come si dice? Insomma, lo usiamo tutti. Questo invece lo uso solo io la sera, il Dentosan con la clorexidina gel allo 0,2%, perché ho un problema di infiammazione alle gengive, per cui la mattina mi lavo con un qualsiasi tipo di dentifricio, la sera invece mi lavo con questo, che mi aiuta a mantenere le gengive, a non far infiammare le gengive, diciamo. Pure gengive infiammate, vabbè, essere umano sogno io. Poi mio marito, ha finito quest'acqua profumata, Original Parfum e deodorante che se ve lo mettete sotto le ascelle penso che vedete il fuoco, perché in realtà è alcolico, cioè è un profumo alla fine. E di Nazareno Gabrielli, sapete queste linee economiche dei profumi? Anche questo preso da Acqua e Sapone, pagato 3 euro e qualcosa, sotto i 3, tra i 2 e i 3 euro, forse tra i 2 euro e mezzo e i 3 euro e mezzo, più o meno una cosa del genere. Allora, io questo lo prendo tutti i mesi, infatti vedete, ne ho già un altro nuovo qui, perché lui quando finisce di lavorare al lavoro si dà una rinfrescata, si profuma un attimo e poi viene a casa, perché non sempre quando arriva a casa riesce a farsi una doccia, a volte arriva a casa tipo alle 2 di notte, alle 3 di mattina, e insomma a quell'ora non è il caso di svegliare il palazzo. Già mi lamento della vicina sopra, se ci si mette pure lui, no, non esiste. E quindi lui si rinfresca al lavoro e poi lo usa. Guardate, per essere una cosa così da banco di supermercato, comunque da acqua e sapone, di bassa profumeria, non è affatto male, è molto 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 gradevole, vi assicuro, ed è anche persistente l'odore. Poi ho finito il solito, i miei amatissimi, ci sono ritornata a questi, i miei dischetti amati di acqua e sapone. Vabbè, non vi sto neanche a parlare più di tanto, lo sapete, un'altra confezione di dischetti, che qua gli dischetti volano, volano, volano con questi struccaggi. Poi ho finito un'altra confezione di detergente intimo Coop, qua ce l'abbiamo tanto, ce l'abbiamo tanto, vogliamo essere sempre freschi, puliti e profumati. E anche di questo ho fatto la recensione, per cui non ve ne parlo. Ottimo prodotto, chi non lo conoscesse, chi non conoscesse questa linea è pregato vivamente di dirigersi ad acquistarla subito, di corsa.
Ottimo, andate a vedere se volete sempre chi non avesse visto la recensione può andare a dare una sbirciatina così se ne fa un'idea più precisa. Ok, uff, quanti prodotti. Allora, poi ho finito un altro dentifrice Durbans. Questi sono quelli che trovo in genere da Risparmio Casa, che è questo grosso centro, come dirvi, io non so, forse un Tigotà, un tipo acqua e sapone, diciamo, però un pochino più low cost, dove trovo a volte questi li trovo addirittura a 40 centesimi, 45 centesimi, e quindi facciamo noi consumiamo tantissimo dentifricio. Gradevole, gradevole, insomma, un dentifricio non sto neanche ad aprire, insomma, ecco, è bianco, perché anche il colore ha la sua importanza, ovviamente. Vabbè, fa niente. Voi fatemele passare queste cose, perché dopo una giornata di lavoro intenso. Poi, che ho finito? Qui siamo addirittura d'arrivo. Ah, invece, eccola qui. Ho finito questa maschera al cioccolato di Montagne Jeunesse. Allora, questa linea qui, ma perché strillo così tanto oggi? Boh, perché sono contenta. Allora, questa linea qui è una linea che non conoscevo onestamente. Poi, seguendo i video di Chiaretta di Chiore 83, ho visto che lei ne parlava tanto bene di questa linea qui, che è una linea eco bio, ed è veramente, veramente, veramente economica. Addirittura questa, adesso mi dispiace che ho cancellato perché volevo leggere l'inci, ma qui c'era addirittura una, ho trovato praticamente in un cestino, tutto a 50 centesimi, e ne avevo fatta una piccola scorta. Ne ho prese anche altre due, ho preso dei patch per il naso, patch, non patch, Robby, che ancora però non ho provato. Allora, che dirvi di questa maschera? A parte che si sente ancora l'odore, cioè ragazzi, credetemi, è come mettersi la Nutella sulla faccia, cioè non c'è. Ah no, meglio ancora della Nutella, il cioccolato, quello della Lindt, quello buono, 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 buono. Voi ci riuscite a dire Lindt? Come dite voi? Lindt, Lindt, boh, vabbè. È un'ottima, un'ottima, un'ottima maschera. Considerate, allora, questa è una confezione da 20 grammi. Cosa dice qui? Per una pelle da normale a secca e per la zona T. Allora, io ho una pelle normale, normale barra mista, nel senso che tende leggermente a lucidarsi, ma insomma, più che altro l'estate, oppure dopo una giornata intensa di lavoro, se sudo, nella classica zona T, mentre queste zone qui rimangono un pochino forse più secche nel periodo invernale. Insomma, un miscuglio di pelle, ciò. Io devo dire che l'ho trovata eccezionale. A parte il profumo, voi vi stendete questa maschera, va applicata per 5-10 minuti, no? Aspettate, adesso ve lo dico perché l'ho finita un po' di tempo fa. Allora, maschera alla cioccolata, contiene il burro di karité. Allora, cosa dice? Come dice che va messa qui? Si sciacqua il viso con acqua tiepida, si applica la crema in quantità abbastanza, rimane abbastanza consistente, non è molto liquida, e quindi dovete farne un bello strato sul viso. Poi dice di lasciare in posa tra i 10 e i 15 minuti, io 15 minuti in genere la faccio la sera, poi mi metto un attimo sul divano, mi sfoglio un giornale, guardo qualcosa in TV così al volo e metto il timer al forno. No, così non mi sbaglio, e un quarto d'ora, e poi si fino a che praticamente vedete che a mano che l'avete sul viso la maschera si secca e poi praticamente diventate di cera. Dopodiché, una volta che siete diventate di cera, passano i 15 minuti e andate a sciacquarla. Vi lascia una pelle morbida, voi non potete avere idea di cosa può essere questa maschera. Se vi capita di trovarla, mi sembra che da acqua e sapone ogni tanto ci sono. Io questa l'ho presa in un altro da Risparmio Casa, no, da Risparmio Casa, da Arcobaleno, che insomma è un altro centro di questi qua, a 50 centesimi. Oggi mi prude il naso. Quando prude fuori, che è? Baci o botte? Perché mi prude tanto fuori, non lo so. È ottima, veramente, veramente buona. Considerate che con questa quantità, con questi 20 grammi, ho fatto 3 applicazioni, quindi voglio dire, insomma, ci si può anche stare. Io vi vorrei far vedere tanto bene l'inci, ma ci avevano applicato questa pecettona qui con lo sconto cioè con lo sconto, con il prezzo che era di 50 centesimi. Ho cercato di levarla, di raschiarla, ma meglio di così non capirete una cippa lippa, però fidatevi, è una maschera naturale, molto, molto consigliata.
poi ho finito dei campioncini. Allora, questi sono, allora questi due, allora facciamo così uno per volta. Questi due sono i campioncini dello shampoo ai semi di lino per capelli secchi e aridi all'olio di seme di lino e proteine vegetali nutriente di Bottega Verde, diciamo, ce l'ho fatta, di Bottega Verde. Sono due campioncini che mi sono stati dati per un ultimo acquisto di questi di Bottega Verde che ho fatto. Allora, ci ho potuto fare, in realtà con due campioncini sono riuscita a farci una sola volta lo shampoo, cioè ho fatto due shampoo. Io in genere faccio, insapono i capelli due volte quando mi faccio lo shampoo, quindi un insaponato e un insaponato, cioè li ho lavati una volta. Diciamo che come primo impatto mi è sembrato un, cioè li ammorbidisce, però ovviamente non posso farvi una recensione. L'odore è buono, è gradevole e li lascia comunque morbidi i capelli. Va bene? Avete preso nota? Se volete provarlo, non so neanche il prezzo sinceramente, ma ovviamente se avete gli sconti andate, altrimenti lasciate stare. E poi ho finito, sempre con lo stesso acquisto mi hanno dato un po' di campioncini, questo campioncino della crema mani protettiva alla, della linea Vaniglia Nera. Allora, me ne sono fatta un'idea immediatamente, anche perché con una confezione ci ho fatto un 4-5 giorni. L'ho provata sempre la sera. Allora, è, il profumo è, cioè, chi conosce la linea Vaniglia Nera di Bottega Verde sa che il profumo è eccezionale, è veramente veramente buono, è leggera, io ho bisogno di una consistenza tosta per le mie mani, e comunque lascia le mani morbide, profumatissime e setose. La durata per le mie mani è poca, per cui diciamo che la potrò usare quando farà più caldo. Buona, buona, io ho bisogno di un'idratazione diversa però. Ok, poi ho finito due prodottini truccosi, ebbene sì, anzi uno è finito e uno adesso vi dico. Allora, uno è questa matita di Essence, cioè quello che rimane di questa matita di Essence, eccolo qui, Essence, io non riesco proprio più a gestirla, per cui è inutile, e poi tra l'altro è diventata anche abbastanza duretta, vedete, scrive veramente poco, quindi presumo che si sia un pochino seccata. Credo che io adesso, onestamente, guardate, non c'è scritto altro, non posso dirvi nient'altro. Boh, Essence, sarà la matita nera, quella classica, con il tappino, voi siete più brave di me. Onestamente, senza infamia e senza lode, infatti se, come avete visto, insomma, quando mi trucco non l'ho mai messa in uso, me ne era rimasto questo mozziconcino, ma a parte non mi piace fare i... mi preparo con voi con i mozziconi, insomma, di matite, però non la riprenderei assolutamente. Mi ricordo una cosa, questa, una cosa me la ricordo, che non scriveva bene all'interno della, dell'occhio, questo sicuramente, senza infamia e senza lode. Neanche ho i ricordi di questa matita, quindi se la cosa non mi lascia il ricordo vuol dire che, insomma, così. Oh, l'ultimo prodotto, dopodiché abbiamo finito, ecco qua, è il False Lashes Concentrate di Kiko, il top coat, quello volumizzante. Allora, in realtà questo è un prodotto che non è completamente finito, di prodotto dentro ce n'è ancora. Vedete, non è tantissimo quello che è rimasto, però ancora ci sarebbe, vedete la puntina, insomma, ci sarebbe ancora da mettere questo, ce ne sarebbe ancora da mettere, ah, che fatica, ce ne sarebbe ancora da mettere di questo prodotto. In realtà sarà almeno un 4-5 mesi che ce l'ho questo, e onestamente l'odoricchio, non mi... Questi già puzzano di loro, non mi sconfinferà più. E l'ho messo, dunque vi devo dire una cosa al volo su questo già 28 minuti di video, vabbè, erano tanti i prodotti e io sono lunga. Allora, che dirvi di questo top coat? L'ho amato follemente, ma veramente follemente, fino a che non ho scoperto l'I Love Extreme. Questo era il top coat che io mettevo sopra tutti i tipi di mascara che usavo, tutti, anche se mi facevano già un effetto bello, dà veramente quel tocco in più a qualsiasi tipo di mascara, è un ottimo prodotto, veramente veramente buono. Da quando ho scoperto l'I Love Extreme, quello di Clinique, insomma questi nuovi mascara, sono usciti questi mascara che fanno effettivamente da soli già un effetto ciglia finte, diciamo che mi è diventato un po' inutile, nel senso che non ho più bisogno di un mascara che mi...
volumizzi ancora di più rispetto a quelli che già metto sotto e quindi l'ho lasciato un po' nel dimenticatoio. Sicuramente non lo ricomprerò fino a che esisteranno questi tipi di mascara un po' più fagli, non lo ricomprerò, però è un ottimo prodotto, veramente dopo l'altro mascara di Kiko, l'Ultratech, credo che sia il mascara migliore che Kiko abbia tirato fuori, almeno per le mie ciglia e per come la vedo io. Quindi non è assolutamente un prodotto da non ricomprare, io non lo ricomprerò perché comunque ho gli altri che mi fanno l'effetto che desidero sulle mie ciglia. Video finito, ho sputato, ho inghiottito la saliva. Non me ne vogliate, non me ne vogliate, io mi diverto tanto, mi sto divertendo veramente tanto, ragazze. Guarda, ehi, sempre tu che sei lì, ci sei solo tu, lo so, sei solo tu. Alla fine di questo video, in finale, è un video già di 30 minuti, non fa niente, chi saltate se non ve ne frega niente, cioè, zompettate, fate quello che volete. Io questa cosa però ci tengo a dirla. Ragazze, state crescendo, state crescendo. Io sono un tipo facilmente emozionabile, c'ho la grimuccia facile. Spero di non dare spettacolo in questo momento. Oggi sono tornata dal lavoro e ho acceso un attimo al volo il computer, non avevo neanche tutto questo tempo da poter guardare. E ragazze, siete arrivate a 200, anzi 201. Io non sono capace a fare queste cose, cioè sono un'emotiva, veramente un'emotiva. Mi vedete scherzare, ridere, fare la scema perché io sono così di natura, ma sono un'emotiva di quelle mai viste. Io veramente, standing ovation, no, standing ovation mi devo tirare su, io mi prostro, mi inchino, vi ringrazio, penso sia poco. Non ho parole, non ho parole, io sono contentissima di farvi compagnia, sono contentissima che voi apprezziate me, no? Io. Come parole sono un disastro, chiacchiero tanto, ma per queste cose sono una frana terribile. Io vi ringrazio con il cuore, vi ringrazio con il cuore. Non voglio essere melenza, non voglio essere. Spero che passi questa cosa. Non deve essere né un. Non è niente, è quello che mi esce dal cuore. Sapete che io sono così, le cose quando me le sento le devo dire. Grazie, grazie, grazie e ancora grazie di esistere. Di esistere nel mio canale, ovviamente, cioè di esistere per voi e poi di esistere nel mio canale. Io sto qui, mi diverto tantissimo, mi si è aperto veramente un mondo e mi dispiace di non aver cominciato prima questa cosa, perché mi sta dando tanto, tanto, tanto a livello emotivo, a livello personale, a livello di emozione. Sto conoscendo persone veramente speciali, carine, sicuramente arriveranno anche quelle meno carine, ma non importa, non importa, la mia vita è a colori. Io vedo la vita a colori, sempre e comunque, anche di grigio, anche di nero, sicuramente, però io sono contenta, sono veramente contenta. Grazie, grazie di stare qui ad ascoltarmi e di seguirmi, ma al di là del, cioè, al di là del fatto della quantità numerica degli iscritti, vi ringrazio perché mi riempite sempre di complimenti, mi dite sempre delle cose bellissime e è bello vedere che si riesce a trasmettere una parte di noi stesse, di me, che ma perché parlo al plurale? Sempre al plurale. Mi piace pensare che riesco a trasmettere una parte di quello che sono io a voi. È fantastico. Grazie. Adesso lo chiudo qua perché sono 33 minuti. Mio figlio mi ammazza che ogni volta che devo caricare questi video mi dice: mamma, ne ho video lunghi, falli più corti, falli più corti. Vabbè. Ragazzi, ragazze, buona serata, state bene. Vi voglio veramente bene. Grazie, grazie ancora. Ciao a tutti.